Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi mi vedete in condizioni pietose perché sto per fare qualcosa che probabilmente mi sporcherà tutti i vestiti. Oggi mi tingerò i capelli di fucsia e non so se sto per fare una ma la faremo lo stesso perché io devo cacciare il mio istinto punk che ogni tanto mi dice tingiti i capelli e ho bisogno davvero di farlo, quindi oggi faremo i capelli fucsia. Però non faremo tutti i capelli fucsia, ma faremo soltanto questa parte qui, la parte praticamente più bassa, cioè interna dei capelli, perché mi piace da morire l'effetto che quando sono legati si vede tutto il fucsia sotto, con il tuppo escono un po' di ciuffetti, cosa è veramente carino, l'ho fatto qualche anno fa con il blu ed era bellissimo. L'unico errore è stato che non ho decolorato i capelli abbastanza, quindi erano un po' giallini e con l'acqua marina, no, in realtà era un blu elettrico, però è poi diventato acqua marina perché non avevo decolorato bene i capelli, ma questa volta ho imparato la mia lezione e lo faremo per bene. Quindi oggi con voi mi decolorerò i capelli e li tingeremo di fucsia. Partiamo dal presupposto che io non sono una parrucchiera, quindi tutto quello che faccio lo leggo dietro ai flacconcini dei prodotti che utilizzerò. È una cosa che vi faccio vedere perché mi diverte, mi piace, l'ho fatto tantissime volte e mi sono già tinta appunto i capelli di blu una volta, quindi insomma ho un po' di esperienza sui miei capelli e niente, mi diverte tantissimo, quindi voglio condividere con voi questo disagio, voglio registrare il processo e vedere cosa esce perché sono super super entusiasta. Il colore che ho scelto è bellissimo, è questo fucsia proprio fluo pop, cioè proprio veramente accesissimo, e sono non entusiasta di più perché voglio i capelli fucsia, cioè li voglio, e quindi oggi li faremo. Per fare questo colore chiaramente dovremo decolorare i capelli e lo farò con questi due prodotti che ho comprato in un negozio per forniture per parrucchieri. La signora del negozio me l'ha consigliato perché praticamente è anche antigiallo. Perché spesso comunque quando uno si decolora i capelli rimane quel residuo appunto giallognolo che nel nostro caso appunto dovremmo fare un colore così acceso, ci servirà un biondo bianco praticamente, questo per avere il massimo del risultato. Quindi lei mi ha consigliato questo prodotto qui che dovrò mischiare con questa emulsione a 90 volumi, e comunque tutti i prodotti che utilizzerò oggi vi lascio giù in descrizione così potete trovarli. E niente, questi sono appunto i prodotti per la decolorazione. E adesso niente, dividerò i capelli e inizieremo a decolorare. Io non so cosa uscirà da questo video, io sono troppo contenta e curiosa e spaventata. E adesso mi sto legando i capelli perché ho appena insomma diviso le ciocche che voglio fare di fucsia, e queste appunto sono le ciocche. Poi ho preso anche un paio di guanti perché comunque stiamo per utilizzare degli ingredienti molto irritanti, quindi insomma è meglio utilizzare dei guanti, soprattutto se avete la pelle molto sensibile, però in generale utilizzateli perché è molto meglio. Ho preso anche la mia bella ciotolina che ne ha viste, tra blu, castano scuro, rosso che ho fatto a mia nonna. Mi trovo qui per misurare per bene tutte le quantità. Metterò qui dentro 17 grammi, adesso aggiungerò 34 circa grammi di questo. Questo è il prodotto che adesso andrò a applicare sui miei capelli per decolorare. È un po' tanto, non so se ho esagerato con le quantità, però preferisco abbondare e non poi dover aggiungere, aspettare, perché poi insomma la decolorazione comunque deve seguire un numero preciso per tutti i capelli, cioè nel senso nello stesso momento deve partire la decolorazione più o meno per tutti i capelli. Ho preso anche la pellicola perché so che va messa per far tenere in posa i capelli, quindi niente, l'applicheremo dopo aver applicato tutta la decolorazione. Sempre il signore del negozio mi ha detto che devo farlo da capelli sporchi, quindi non devo né bagnarli né lavarli né niente, quindi farò così, e nel caso in cui ci fosse qualche parrucchiere che si offende per questo video mi dispiace tanto. Allora, poi tra l'altro è... uff, quanto puzza, mamma mia! Madonna, puzza a morire. Evito di metterla troppo vicino alla cute
perché tanto non si vedrà la ricrescita, quindi lascio comunque un pochettino di spazio. Mamma, ho fatto bruciare, raga, vi giuro, sto morendo. Lascio un po' di spazio sulla ricrescita, appunto, perché non voglio che tocchi la pelle. Sono andata un attimo in bagno per fare tutto lì, perché qui non riuscivo a vedere niente, e praticamente ho passato il prodotto così in modo da penetrare di più nei capelli e cercare, insomma, di evitare che qualche ciocca non prenda il decolorante. E poi vi faccio vedere il dietro, non mi scandalizzate perché non è perfetto, però cercate anche, appunto, di aggiungere del colore qui e per, appunto, decolorare. L'importante è che decolorate bene nella parte qui sotto, perché è la parte che comunque si vedrà quando legate i capelli. Raga, fate questa operazione in un posto aperto o con la finestra aperta, perché non si respira, brucia il naso, brucia gli occhi, una roba, mio Dio, non so come fanno i parrucchieri a lavorarci tutti i giorni con queste cose. Io mi sto sentendo male. Ho appena fasciato i miei capelli e il decolorante dice che deve stare in posa tra i 20 e i 45 minuti, però il tizio del negozio mi ha consigliato di tenerli, insomma, di tenere il decolorante su per 45 minuti, e perché comunque io ho bisogno di una decolorazione molto molto forte, di vedere come va con i 45 minuti, sciacquarli, asciugarli e nel caso fare un'altra decolorazione. Quindi adesso lasciamo tutto in posa e ci vediamo tra un po' di minuti. Ok, ho appena fatto la prima decolorazione e il risultato è questo. È un po' aranciato e le punte non si sono decolorate bene, perché un paio di anni fa ho fatto un castano scuro e quindi è rimasto un pochettino, non è uscito proprio bene. Chiaramente dovrò fare un'altra decolorazione perché sono troppo gialli e non voglio che l'effetto esca sul rosso, non lo so, ho paura, quindi preferisco farlo adesso, e tanto ormai il danno è fatto, quindi preferisco decolorarli un'altra volta e far sì che poi il risultato sia top. E quindi niente, adesso farò un'altra decolorazione e ci vediamo direttamente dopo con il risultato. Bene, ho appena finito di fare la seconda decolorazione, ho lavato i capelli, li ho asciugati e questo è il risultato. È veramente biondo, è tanto tanto biondo, e mi sono accorta di aver preso anche veramente tanti capelli, e spero che il risultato mi piaccia, perché sennò avrò un problema. Quindi niente, decolorazione finita, passiamo al colore. Io utilizzo questo qui della Hair Color Rinse ed è un colore semipermanente, è vegan friendly, quindi se siete vegani potete utilizzarlo, e contiene anche dei guanti e il colore è UV Pink, quindi dovrebbe essere veramente strong. Spero che sia veramente come sullo scatolone, la boccetta è così, è bella bella fucsia. Quindi niente, io adesso vi farò vedere come applico il colore. No, vabbè, io adoro, mi sento male. Sto già amando. Eccomi tornata con il risultato dei capelli e mi piacciono un sacco. Questo è praticamente quello che è rimasto con il colore che ho applicato. L'ho tenuto su 30 minuti, che da come so io è il massimo, dopo 30 minuti i colori non aumentano di potenza. E quindi niente, sono molto contenta del risultato, me li aspettavo un po' più accesi. Però in realtà mi piacciono molto. L'unica cosa che non mi piace è il fatto che sulle punte non ha preso tanto e quindi ha fatto un po' un effetto sfumato, dal fucsia va un po' al pesca, però sinceramente non mi dispiace. Sono veramente veramente carini, una cosa diversa, un po' più fresca per l'estate. Non ho il coraggio di farmi tutta la testa colorata, quindi mi accontento di questo, però mi piace tanto, e mi piace tanto anche per il fatto che quando faccio la coda si vede praticamente il colore sotto, specialmente quando faccio lo chignon, che vabbè, adesso non so come ve lo sto facendo vedere, però mi piace molto l'effetto dietro, così con la coda.
vabbè, insomma, anche la treccia in realtà è molto carina, l'ho fatta stamattina e sfidano tutte le ciocche fucsia e sono molto carine. Io sono in realtà molto soddisfatta del risultato, fatemi sapere se piace anche a voi. Spero tanto che vi siate divertiti, che il video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto cosa vorreste vedere nei prossimi video e se questo video vi è piaciuto, se avete qualche domanda da farmi. E niente, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina così avrete la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Io pubblico un video ogni sabato alle ore 15, quindi ci vediamo sabato prossimo alle ore 15. Vi mando un bacio enorme, vi ringrazio tanto per essere arrivati fino a qui con il video e vi mando davvero un bacio grande grande grande. Alla prossima!